Confesso, ci sono ricascata. Ho fatto di nuovo shopping, ma stavolta era davvero indispensabile, era proprio necessario e per la gioia di tutti noi possiamo fare di nuovo una haul insieme. Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video che appunto sarà una haul, come si è già capito, perché avevo bisogno di fare alcuni acquisti estivi e poi ho ricevuto qualche soldino per il mio compleanno e siccome tutti gli anni quando mi vengono regalati dei soldi poi li spendo in non si sa che cosa, quest'anno ho deciso proprio di andare a comprare delle cose che mi servono e cose che volevo da farmi come regalo con quei soldi che ho ricevuto. Quindi mia madre, mio papà e la compagna di mio papà stanno contribuendo per questa haul che stiamo facendo insieme. Tra l'altro, strano per me, questi acquisti li ho fatti in negozio e non online. Questa è una grandissima novità per me perché nell'ultimo anno ho acquistato quasi solo online e stavolta sono andata a comprare in negozio anche perché avevo voglia di farmi ispirare un po' dalle cose che c'erano in vendita e poi anche perché non mi sono organizzata benissimo e avevo bisogno di acquistare le cose all'ultimo. E poi sarò sincera, siccome mi sta attendendo un periodo abbastanza caotico, volevo evitare di comprare cose che poi magari non mi vanno bene e doverle poi rispedire indietro e non avere il tempo per farlo, quindi ho deciso di andare in negozio, prendere proprio le cose che mi piacciono, che mi vanno bene e acquistare solo quelle ed evitare di comprare tante cose da provare a casa per poi rimandare indietro la metà di queste. Comunque, smettiamola con le chiacchiere, passiamo subito alle cose che ho acquistato e passiamo subito agli acquisti di Zara, anzi all'acquisto di Zara, perché io di solito acquisto un sacco di cose da Zara, nell'ultimo anno ho acquistato quasi la maggior parte delle cose da Zara, ma stavolta è successo qualcosa, non sono riuscita a trovare tantissima ispirazione e ho acquistato una sola cosina che però mi sta piacendo davvero tantissimo e mi serviva perché io anche nell'haul precedente, estiva e primaverile, avevo bisogno di top estivi da mettere in ufficio, però sembra che c'è un complotto contro di me e non riesco mai a trovare dei top da mettere in ufficio, per cui questa volta da Zara sono riuscita a trovare questo bellissimo top in cotone color pietra. Sembra quasi lo stesso colore del mio divano, ho una dipendenza da questo colore, però ammetto che mi sono sforzata proprio di non acquistare cose bianche se non una sola cosina che adesso vi faccio vedere, però proprio mi sono imposta di non acquistare cose bianche perché ne ho abbastanza e tra l'altro non avevo neanche troppa voglia di vedere più cose bianche perché poi mi sembra di indossare sempre la stessa cosa anche se sono cose diverse perché se sono bianche sembrano appunto la stessa cosa. Ho acquistato questo bellissimo top, adesso ve lo faccio vedere subito com'è indosso perché non c'è molto da dire, è carinissimo, un top corto ed è perfetto anche da mettere in ufficio con un paio di pantaloni a vita alta, ovviamente. Ho abbinato questo top ai miei pantaloni di Zara che ho acquistato nella haul precedente e sfido chiunque a dirmi che questo non è un outfit a ufficio, anche perché le spalle non sono troppo scoperte, la pancia non rimane nuda, quasi. E lo trovo perfetto, è il taglio molto classico, molto elegante, però allo stesso tempo è un pochino più rivisitato, non è troppo boring, non è troppo outdated. Sto indossando una XS ed è costato 25 euro. Dopo essere stata da Zara e non aver trovato quasi niente che mi ispirasse, sono uscita e sono andata in un negozio in cui non c'ero mai stata. E l'ho scoperto da pochissimo, me l'ha fatto scoprire una mia collega e sono rimasta davvero piacevolmente colpita perché c'erano un sacco di cosine carine e io ne ho acquistate due. Adesso ve le faccio vedere. La prima cosa, e quando vi dico che ho un serio problema, fidatevi, allora, c'è una differenza?
quasi nulla. Comunque questo non è un top, ma è un vestitino. Anche questo acquistato con l'intento di indossarlo in ufficio, perché le temperature si stanno alzando tantissimo e io faccio davvero fatica a mettere insieme outfit decenti quando fa caldo, per cui ho deciso di acquistare questo vestitino che risolve qualsiasi tipo di problema di abbinamento, cosa metto sotto, sopra. È costato 35 euro ed è anche questo in cotone. Io in estate scelgo solo tessuti naturali, non compro mai cose in tessuti sintetici perché ci soffoco dentro. Ecco qui il vestitino, davvero perfetto, mi sta davvero alla perfezione. Non capita molto spesso, però questo mi sta davvero benissimo. È un vestitino tipo taglio a portafoglio ed è la lunghezza perfetta per me. Non è né troppo corto né troppo lungo ed è molto basic, ma perfetto, come dicevo, per l'ufficio. Tra l'altro mi stupisce davvero tantissimo di come questo vestitino sembra sia stato proprio cucito su di me, per cui bravi loro di Two Way che riescono a fare vestiti proprio in modo impeccabile. Ammetto che ci vuole un pochino più di abbronzatura. Forse non vi ho detto il nome del negozio, il negozio è Two Way. Probabilmente molte di voi lo conoscono già, io non lo conoscevo, lo ammetto, ma mi piace davvero tantissimo. Allora, la seconda cosa in realtà era una cosa che mi serviva perché si sta avvicinando un'altra trasferta di lavoro e mi devo preparare adeguatamente, ho bisogno di cose nere e avevo bisogno di una t-shirt nera nuova perché deve essere anche presentabile. Ho preso questa qua con scollo a V e risvoltino sulla manica e mi piace davvero tantissimo perché è molto molto carina, semplice, però il taglio è quello giusto proprio per valorizzarmi. È costata poco, 13 euro, anche questa in cotone ed è davvero un cotone morbidissimo. Ecco la magliettina, davvero molto semplice, molto classica, ma perfetta. Lo scollo è proprio giusto, lo trovo davvero perfetto, non è né troppo profondo né troppo piccolo, per cui è davvero quel giusto compromesso che valorizza questa parte qui che adoro tantissimo. Le maniche con questo piccolo risvolto sono perfette, per cui ottimo. Parlando sempre di cose necessarie per la futura trasferta, ho comprato anche un altro paio di pantaloni neri. Questi li ho presi da H&M e sono in cotone, morbidissimi e freschissimi. Tra l'altro questo è davvero fondamentale per me perché quando fa troppo caldo io posso impazzire e quindi se dobbiamo avere una Veronica tranquilla e pronta a qualsiasi emergenza, dobbiamo farle indossare qualcosa di comodo e non troppo pesante, perché se ha caldo non è per niente simpatica. Questi sono i pantaloni, sono un taglio molto elegante, però sono comunque morbidissimi e leggerissimi. Ovviamente stirandoli un pochino meglio saranno perfetti. E tra l'altro io li ho acquistati perché ho bisogno di un paio di pantaloni da portarmi dietro in trasferta, ma sono perfetti direi anche per l'ufficio durante la settimana, perché sono un taglio comunque elegante. Li ho presi apposta un pochino più grandi, sono una taglia 36 europea e li ho presi apposta un pochino più grandi perché così stanno un pochino più larghi e sono un pochino più eleganti e non sembra di indossare un pigiama. Sono costati 15 euro e anche su questo ho avuto un piccolo sconto. Un'altra cosina che ho acquistato da H&M è questo bellissimo top 100% lino, mi piace davvero tantissimo, mi sono innamorata subito di questo top, ovviamente non è per l'ufficio però lo indosserò un sacco quest'estate. Tra l'altro sono andata ieri sera e l'ho visto, ma c'erano solo taglie grandi e
Sono tornata a casa triste e sono ritornata oggi. Ho trovato una taglia M e mi sono detta che fa niente, lo prendo lo stesso, si lega dietro, per cui in qualche modo lo aggiusterò per farmelo stare bene, però era troppo bello per lasciarlo lì in negozio. Questo top è davvero la perfezione, lo sto indossando con i miei pantaloni super flowy di Zara che ho acquistato questa primavera e è davvero elegantissimo. L'outfit così è perfetto per una cena in riva al mare, già mi immagino di passeggiare al tramonto in questo outfit che trasmette davvero un sacco di leggerezza e relax al mare. Il fiocco dietro è davvero perfetto, solo che io devo imparare a legarlo un pochino meglio, ma è davvero elegantissimo. Questa è una M, sto riuscendo a farmelo stare bene comunque, anche perché devo dire che il lino è meglio se sta un pochino più largo piuttosto che troppo aderente, per cui è grazie a questo fiocco che sto comunque riuscendo a farlo funzionare su di me, perché lo stringo un pochino di più e sta bene lo stesso, anzi recupero anche un pochino più di tessuto per fare un fiocco un pochino più grande. Il terzo pezzo di H&M è quello che vi ho già spoilerato perché lo sto già indossando ed è una tuta in mistolino e cotone, anche questa freschissima, morbidissima e perfetta per l'estate. Tra l'altro questa è un'esplosione di colori, però colori non troppo accesi, quindi colori che piacciono a me. Un po' di fiori per l'estate che sono sempre belli. Questa è la tuta di H&M, è davvero bellissima, la trovo molto molto carina, molto elegante e molto estiva tra l'altro. È un pezzo unico, però è davvero perfetta perché ha l'elastico in vita, per cui sta molto fitted. Questo top è perfetto per me e i pantaloncini sono molto molto carini, quindi la parte sotto, non sono i pantaloncini perché è tutto un pezzo unico, però la parte sotto è un pochino più voluminosa e sta un pochino più larga per permettere al corpo di respirare. Dietro a questo bellissimo dettaglio di nastri incrociati, io lo trovo davvero molto molto elegante e sono davvero innamorata. Ha anche le taschine ed è veramente perfetto, i colori sono tutti bellissimi, c'è un po' di giallo, un po' di blu, lilla, un po' di rosso, un po' di rosa, tutti quei colori che gridano estate. Sto indossando una XS e mi va davvero perfetta, non è costata tantissimo, il prezzo originale è 29 euro, che per un pezzo così non sono tanti, ma comunque l'ho pagata di meno, adesso non so bene proprio quanto, però ho pagato forse 20% in meno perché c'erano i saldi privati per chi è registrato appunto al sito e che ha una tessera fedeltà. Questo è l'ultimo pezzo di abbigliamento che ho acquistato nella haul, ora passiamo a qualche altra cosina che ho acquistato. Sono entrata giusto per farmi un giro da casa e ho rivisto la poltrona di cui mi ero già innamorata un po' di tempo fa e non ho potuto resistere. L'ho acquistata, però purtroppo non c'era disponibile in negozio impacchettata, per cui l'ho ordinata, quando arriva ve la faccio vedere, è davvero bellissima, non vedo l'ora. Poi però ero entrata comunque per acquistare delle cose per la tavola e ho preso questi due runner in cotone organico per il tavolo qui, perché non so mai cosa metterci sopra. Nel video del mio compleanno avevo quella tovaglia arancione orrenda, però era l'unica un po' più estiva e un po' più decente, per cui adesso ho comprato questi qua che secondo me saranno davvero benissimo insieme e ho intenzione di metterne due, quindi uno da questa parte e uno da quell'altra, proprio per spezzare un po' questo beigiolino che c'è qui intorno.
e vediamo poi come funzionano insieme. Poi ho acquistato questo aggeggio qua, che non so come si chiama, però vabbè, avete capito, serve per scolare cose tipo la quinoa, perché ha la trama un pochino più fitta e più piccola e quindi non mi perdo i chicchi mentre le risciacquo. L'idea del runner è questa, mi sembra un pochino più originale rispetto alla classica tovaglia, in questo modo mi sembra di spezzarlo un pochino di più e renderlo un pochino più originale. Poi ovviamente le sedie non c'entrano molto, però presto verranno cambiate, per cui mi sto portando avanti. L'ultimo acquisto di questa haul sono un paio di occhiali. Questi sono un paio di Ray-Ban che volevo da un sacco di tempo. Sono il mio primo paio di Ray-Ban, lo ammetto, e li volevo, sono andata, li ho cercati, li ho trovati e li ho acquistati. Mi piacciono davvero tantissimo, sono il Wayfarer, però quelli dello stile un pochino più nuovo, un pochino più rivisitato, e mi piacciono davvero tantissimo, li trovo molto molto eleganti. Sono perfetti come occhiale estivo e non. Ne avevo proprio bisogno di un paio di occhiali neri, perché quelli che ho sono rosa, e avevo bisogno di un paio di occhiali un pochino più classici e volevo dei Ray-Ban da tantissimo tempo, per cui sono andata e li ho acquistati. Con questo finisce la haul, spero di avervi dato un po' di ispirazione, volevo condividere con voi tutti i miei acquisti. L'ho fatto molto velocemente anche perché tutti i miei video precedenti sono stati davvero lunghissimi e mi rendo conto che magari in questo periodo un pochino più caldo, un pochino più soleggiato, non c'è moltissimo tempo da sprecare su YouTube o guardando video, per cui mi sono detta che avrei fatto un video super veloce. Spero di avervi dato un po' di ispirazione di cosine da acquistare per l'ufficio. Io vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco, ci vediamo la prossima settimana con un video davvero entusiasmante, ma non ve lo spoilerò, tornate qui, mi raccomando, lo scoprirete, e iscrivetevi così riceverete la notifica quando lo pubblicherò. Nel frattempo godetevi il sole, l'estate, il mare, e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!